Grazie Presidente. Molto interessante l'ultimo intervento. Quest'Aula sta ancora aspettando, visto che oggi abbiamo scoperto che il PD è quello che ha trovato le crisi a Roma e le ha risolte, vorremmo capire perché hanno mandato a casa il loro sindaco Marino, perché quest'Aula ancora non ce l'hanno spiegato. In ogni caso, partiamo da una serie di assunti perché ogni giorno si utilizzano dei pretesti per riproporre in aula, sui giornali, tutta una serie di contenuti su cui sono state già date risposte, quando l'unica realtà che si può dire oggi in quest'aula è che questa città, questo comune, ha smesso di utilizzare i soldi dei cittadini per creare i debiti nella gestione delle sue partecipate e quei soldi li sta investendo per fare quanto la città attende da più di 30 anni. E nel caso della mobilità sostenibile, attende dal piano regolatore del 1964. Allora, quello che vorrei specificare è che all'interno del dibattito Consigliere, inviterei il pubblico a grazie, astenersi da qualsiasi forma di commento. Grazie. Sentivo grazie che Presidente. All'interno del dibattito, se vogliamo parlare del contenuto, dobbiamo portare quelle che sono le reali esigenze dell'azienda. Ieri è uscito un articolo, per l'ennesima volta riportava un falso, si faceva il paragone con la città di Milano, per cui Milano ha qualcosa come 180 controllori, verificatori, le persone che fanno le multe all'interno degli autobus, e Roma veniva tacciata per averne 320, in realtà Roma ne ha 162 e lì i consiglieri di opposizione Bordoni e Piccolo hanno alzato, no, la caciara, ecco, questi sono i paragoni. Ecco, allora invece di difendere la propria città si insegue un falso per poi condannare, continuare a condannare quello che si sta facendo nel vero e proprio risanamento. Per rispondere al consigliere Fazzina, i 100 milioni di cui parla, che sono stati tolti rispetto a quanto l'azienda vantava come crediti nei confronti di Roma Capitale nell'ambito della partita delle riconciliazioni tra appunto crediti e debiti, è stato spiegato più volte in passato, abbiamo già fatto delle sedute, è stato spiegato anche in commissione ed è stato spiegato dicendo un qualcosa che è talmente assurdo che sarebbe il caso di non tornarci ogni volta sopra, perché è qui che si è insediato, no, il disastro. Sono quei 100 milioni di fatture che ATAC emetteva senza riscontro e Roma Capitale continuava a pagare. È arrivata un'amministrazione e ha detto che cosa c'era dentro quelle fatture, ci portate le evidenze, cosa avete pagato? È ovvio che se ATAC non ha le evidenze ancora oggi, perché non risulta sui loro libri contabili, l'amministrazione capitale gli dice quei 100 milioni non te li posso dare. Ci voleva un'amministrazione 5 Stelle per gestire anche questa crisi? Non lo so. Diciamo le cose come stanno. E ogni volta veniamo a ripetere gli stessi contenuti. Adesso non mi voglio dilungare troppo. Stiamo parlando appunto nell'ambito del concordato. Io ho piacere che ci siano anche dei colleghi che siedono anche in altri scranni, sia in Parlamento che in Regione. Si è parlato della barzelletta, l'ultimo intervento ha parlato di barzelletta riferendo alcuni contenuti inseriti all'interno del piano di concordato che, come sapete, rispetto a qualsiasi piano, per cui a maggior ragione, scusate, nel momento in cui si parla di un piano così importante, il confronto tra chi ha elaborato il piano e chi lo deve certificare e chi lo deve avallare, in questo caso un tribunale, è un confronto costante. Quindi è chiaro che possono esserci delle rimodulazioni e su questo si sta lavorando. Ma parliamo del contenuto vero e proprio. La barzelletta in questa città, quando si parla di ATAC, oltre al fatto di, come ho detto prima, dei 30, 40, 50 anni di promesse di mobilità su ferro mai realizzate e che stiamo cercando con molta fatica di realizzare, la barzelletta sta nel fatto che abbiamo delle linee chiamate ancora oggi ex concesse, ferrovie ex concesse, che fanno servizio nel nostro comune, ma non ne abbiamo facoltà, non ne abbiamo proprietà. Allora, visto che voi sedete anche in altri scranni in regione,
facciamo un'attività seria per poter fare in modo che Roma Capitale diventi proprietaria di queste linee, le possa gestire e rappresentare nei propri conti, perché vedete, la barzelletta è che sulla Roma Lido nel 2013, quando il candidato Zingaretti si presentò, lui disse che avrebbe risanato la linea, che avrebbe tra l'altro anche ceduto la proprietà della linea Roma Capitale. Nei 5 anni non ha né risanato la linea né ceduto, anzi ha pure provato a cederla alla RATP francese. Adesso nella nuova campagna elettorale ha ripromesso la stessa identica cosa, peccato che ha fatto un bando assurdo dove i treni per due linee, neanche tre perché la Roma Giardinetti è esclusa, per due linee la Roma Viterbo e la Roma Lido arriveranno dopo 10 anni, perché nell'accordo c'è scritto appunto che l'accordo durerà 10 anni, più 2 anni di gara sono 12 anni, anzi 8 anni più 2 10 anni. Ecco, questa è la barzelletta di questa città. Abbiamo le infrastrutture, ma nessuno che fa un lavoro serio, congiunto, dove si può votare in maniera unanime, e sarà uno degli ordini del giorno che presenteremo oggi, per fare in modo che veramente questa città possa disporre e gestire in autonomia. Governa la Raggi, gestisce la Raggi, governa Marino, gestisce Marino, governa Alemanno, gestisce Alemanno. Non è una questione di fede politica, è una questione di cittadini che usufruiscono di un servizio. Quella linea Roma Lido conta 100.000 passeggeri al giorno. Voi la volete fare in modo che vada in altre mani? E andando in altre mani magari contribuisca pure, no, a fare in modo di rendere i conti di ATAC meno robusti. È una delle linee più importanti. Da decenni si parla di trasformarla in linea metropolitana di superficie. Che cosa stiamo aspettando? Sono questi discorsi seri da fare, non i soldi che ATAC andrà a guadagnare rispetto alla pubblicità che metterà nelle proprie stazioni. Ma stiamo scherzando? Ma vogliamo fare un paragone rispetto a quello che può guadagnare un'azienda con una linea così importante? Vogliamo fare un paragone con tutto quello che poteva guadagnare questa città rispetto alla mobilità su ferro e non è stata realizzata? E adesso la colpa sarebbe di questa amministrazione che sta facendo tutti questi passi, uno dietro l'altro, tutti insieme, in maniera straordinaria, esattamente come sta intervenendo dopo decenni che non si interveniva sulle strade e ci sono le buche o sugli alberi che cadono perché gli appalti erano messi in mano a dei disgraziati, a dei delinquenti. Ecco, noi siamo quelli che per alcuni sono capaci solo a pulire i cessi. Lo vedremo chi è capace in questa città ad aggiustarla. Grazie.